Con questa domenica, lasciato il tempo delle festività natalizie, entriamo nel tempo ordinario. Cosa significa tempo ordinario? Vuol dire la quotidianità, vuol dire il tempo che scorre nella normalità della vita. E il mistero che è stato annunciato durante il tempo del Natale, che è stato celebrato, viene come messo da parte, ma non dimenticato, per poter entrare nella quotidianità del nostro vivere quotidiano. E come inizia questo periodo di quotidianità a partire dal letture della liturgia, con un banchetto nuziale che avviene a Cana, dove presenziano sia Gesù che sua madre Maria. Sono due sposi, due giovani sposi che si uniscono in matrimonio. E che cosa c'è di più bello che iniziare l'ordinarietà, la vita quotidiana, la concretezza del giorno dopo giorno, se non attraverso un banchetto di nozze? È la festa del godere la bellezza dell'amore. E Gesù inizia la sua missione esattamente dentro un banchetto, partecipando alla gioia di due giovani sposi che uniscono le loro vite nel matrimonio. È la cosa più indovinata, forse la più illuminante. Il mistero dell'amore di Dio per noi è come un banchetto di nozze dove due persone si scambiano il loro amore. È l'amore che si impegna, l'amore che dimostra la tenerezza nei rapporti, che desidera rimanervi fedele, che vuole affrontare il sacrificio della vita insieme. E alla gioia di far partecipi i figli poi che nasceranno a questa gioia comune. Niente di più adatto che iniziare appunto l'ordinarietà, la quotidianità, perché il matrimonio tra un uomo e una donna è la cosa più naturale, più umana che ci sia, per rappresentare appunto il regno dei cieli. Il regno dei cieli è esattamente questo abbraccio d'amore che esiste tra Dio e l'uomo. L'uomo viene riportato alla sua prima origine, alla sua vocazione, e questo banchetto nuziale assieme a Gesù e a sua madre è come l'introduzione a riprendere questo amore che purtroppo è stato molto spesso dimenticato, ma Dio vuole riprodurre ancora una volta la sua alleanza con noi.